proporrei di fare un po' di silenzio. Chiudiamo gli occhi un attimo, il silenzio dentro. È qualcosa di così talmente evidente che non lo vediamo mai, di talmente presente che lo scordiamo sempre. Il silenzio dentro è una fenomenologia della nostra vera natura. Il silenzio dentro è casa. Il silenzio dentro è il luogo dal quale ogni atto creativo si compie. Metaforicamente è l'utero cosmico che ci accoglie e ci avvolge. Il sé. Per quanto noi possiamo fare nella nostra vita, se non abbiamo l'idea di cosa questo significhi e non passeggiamo per quei territori del silenzio interiore, tutto diventa molto più difficile e complicato. Quando noi cogliamo i sentieri che conducono al silenzio, un altro mondo si schiude dentro di noi. Quelle persone, quegli attori, quelle maschere, quei soggetti che ci sono dentro di noi, che prendono le redini durante la nostra vita ordinaria, fade up, si dissolvono poco a poco, come il sale nell'oceano. E pur restando quei soggetti che siamo, con le nostre identificazioni, le nostre limitazioni, claudicazioni, a guidarci, incomincia ad essere il sé, oh vera natura. Insomma la casa, insomma la meta delle mete, il luogo che tutti noi cerchiamo e che paradossalmente è il luogo dove siamo. E non attingiamo al silenzio attraverso una operazione mentale o strategica. Ma risvegliandoci al silenzio, accorgendoci del silenzio. E questo è un atto intimo, personale, che nessuno può fare per noi. Possiamo pure nel frattempo aprire gli occhi, perché abbiamo stabilito questo contatto e quindi non stiamo facendo una pratica, come dico sempre, ma ci stiamo accorgendo di qualche cosa. Allora l'invito è che in prima attenzione noi siamo qua, in questo contesto, a vivere un'esperienza insieme e in seconda attenzione non perdiamo la connessione con questo silenzio. Qualsiasi sia la cosa che pensiamo, che sentiamo, che ci succede, è un po' l'equanimità di cui parli buddhisti, no? Sia che sia piacevole quello che succede o meno, sia che nasca in noi giudizio su qualcuno o meno. Se tu riconosci che tutto ciò viene dal silenzio e torna a questo silenzio, acquista una posizione che armonizza, che trasforma, perché in questo silenzio possiamo dire, secondo uno sguardo un po' più metodologico, questo silenzio è il luogo del sé. E se il sé, ontologia, è il principio armonizzante, armonizzatore, è l'archetipo unificante, ecco che attraverso questo silenzio noi sentiamo l'operazione del nostro sé.
Così introduco un po' al tema che è da un po' di tempo che mi guida, questo tema del waking up, questo tema del risveglio, questo tema della uscita dalla caverna, questo tema della liberazione. Il tema del risveglio è un tema challenging, scusate se vi sembra un po' che se la tira. Ogni tanto mi vengo fuori in inglese perché sono tanto abituato anche a fare le lezioni in inglese, a parlare in inglese, quindi certi temi. Così come in certi momenti vengono quelli in portoghese perché collegano a una certa esperienza, allo stesso modo quando parli certi termini mi vengono in mente quelli inglesi, quindi non è snob, ma è così, un modo di significare qualche cosa. Quindi questo risveglio è un termine che ci sfida da tanti punti di vista. Prima di tutto perché se non ci accorgiamo di che cosa stiamo parlando, la vita è un'altra, cioè quella già start. Che è uno dei grandi studiosi degli stati di coscienza, ci dice che viviamo nella cosiddetta conscious consciousness, nella coscienza del consenso, cioè che siamo tutti addormentati costantemente. La nostra vita ordinaria è un sonno. Poi lui, c'è proprio un libro che si chiama Waking Up, se volete leggerlo, che è veramente super interessante perché fa il paragone tra la nostra vita ordinaria con il sistema educativo, con il sistema e l'ipnosi. C'è un parallelismo perfetto. C'è una sessione di ipnosi e quello che succede nella nostra vita ordinaria è esattamente lo stesso. Proviamo a semplicemente a figurarci: nasciamo piccoli, fragili, indifesi. I genitori incominciano a, lui dice, a pick up, a cogliere quello che dobbiamo essere. Allora, nelle induzioni che i genitori ci fanno e nel feedback che ci danno, questo sì, questo no. E quindi tolgono dal nostro famoso sé, la nostra vera natura, quello che siamo, tirano fuori e decidono che cosa sì e che cosa no. E questa è un'operazione di una potenza enorme. Tanto immaginiamoci, esserini totalmente indifesi e totalmente aperti. Questo si fa, bravo, così si fa. In più è rinforzato dall'amore. La mamma, soprattutto la mamma e il papà sono tutto, per cui questo messaggio, fai questo, non fai quello, pensiamo alla seduta ipnotica, non è solo l'induzione di qualcuno, ma è la divinità in terra. E poi è rinforzata dal sistema culturale. Infatti lui li chiama i cultural hypnotists, i media, i preti, gli insegnanti, i maestri, questo rinforzo dell'ipnosi collettiva. Perché dico questo? Poi riportiamolo al contesto, al mondo della psicologia o della psicoterapia o al mondo semplicemente della nostra vita ordinaria. Sapete che noi abbiamo la mappa, il circuito dell'esperienza, sentire, agire e pensare, cioè sonno collettivo, oppure a osservarsi, sentire, agire e pensare. Nel momento in cui io incomincio ad accorgermi che posso osservarmi, sentire, agire e pensare, creo le condizioni perché forse un giorno potrò accorgermi che sto dormendo. E allora, se io mi accorgo che sto e che stiamo dormendo, stiamo sognando il sogno della realtà consensuale, tutto quello che viene detto in ambito psicologico, cioè tutta la scienza e la conoscenza del mondo ordinario, cioè quello dei dormienti, deve essere superato, trasceso incluso. Per cui, a volte, no, qui nel mondo transpersonale sembra che da una parte ce la tiriamo un po', dall'altra diciamo sì, vabbè, ma quello, ma mainstream, eccetera. Ma è così, stiamo sognando tutti. Quando incominciamo ad accorgerci, te ne cominci ad accorgere. E quindi incomincia un altro mondo. È necessario costruire una nuova fenomenologia, una nuova metodologia e soprattutto accorgersi costantemente di questo gioco tra sogno e risveglio. A quel punto tutto quello che succede nel mondo dei dormienti, qualsiasi cosa fai, è un agguato, anche quello che funziona, perché rinforza il tuo stare nel sonno. Pensate a Truman Show, pensate a Matrix. Siamo dentro una realtà consensuale e all'interno di questa che ci tiene addormentati, e non solo, uno degli altri aspetti del trance qualipnotico, non è che parliamo del trance clinicizzato, è oltre che ci tiene addormentati, tiene bloccate tutte le potenzialità e la creatività. Perché per stare dormienti devi avere un consenso su una serie di pensiero unico famoso, per cui tutte le tue potenzialità vengono accantonate e quindi la tua energia è più bassa. La colpa, ti senti in colpa e magari non lo sai neanche perché,
senti in corpo perché non stai onorando pienamente la tua natura, ma il sistema ordinario lo conferma e quindi perdi riferimenti. E allora cosa succede? Manipolazione del sistema, perché la manipolazione del sistema nasce dall'automanipolazione, cioè ognuno di noi, quando nel sonno, cioè quasi sempre, si automanipola. Cioè, se tu sei distante dal tuo sé, manipoli, che lo vogliono, ma prima di manipolare l'altro, manipoli te stesso. Cioè, qual è il gioco? Io sono distante da me stesso, mantenuto da una coscienza culturale collettiva, consenso e sconsenso. Mi sento in colpa in qualche modo, ho avverto un'ansia, un'insoddisfazione, l'ansia esistenziale, l'insoddisfazione. È quella cosa che sì, succede, ma non è mai per sedare quest'ansia. Io devo trovare un oggetto che giustifichi la mia ansia. Pensate a quanti perché nella nostra vita cerchiamo, no? Cercare la causa. Io cerco la causa del mio malessere, ma la causa del mio malessere è sempre la causa secondaria, perché la cosa primaria è che sto dormendo, la cosa primaria è che non sono in contatto con sé. Quindi capisci che cercare cause secondarie e costruire una psicologia sulle cause secondarie è qualcosa di funzionale al sonno. Potrai stare bene nel tuo sonno, vedi Truman Show, fino a quando non ti accorgi che c'è il telone e che sei manipolato, può anche andare. Per questo che smascherare gli strumenti che funzionano, le strategie che funzionano, per assurdo, sono le più pericolose se tu non ti accorgi dell'automanipolazione che ti fai. Se tu non riporti costantemente quello che stai facendo a, ma questo è connessione con il sé o no? Questo viene dalla connessione o no? Questo è uno sprazzo di risveglio o è sonno? E quindi capite l'importanza degli stati di coscienza, della padronanza dell'esperienza interiore, del riconoscimento, del gioco archetipico. L'archetipo è quel principio organizzatore che ci mette in contatto, ci aiuta al contatto con il sé. Parlavamo ieri, ti ricordi che poi è venuto fuori che tu hai detto, e già sì, anche Ellinger dice che gli ordini sono superiori all'amore, vengono prima dell'amore. Gli ordini, cioè le qualità, i principi archetipici vengono prima dell'amore. Non c'è amore senza giustizia, per esempio. Se non c'è giustizia, il tuo amore, quindi l'ordine che organizza l'amore, accedere pertanto alla dimensione archetipica, alla dimensione degli ordini, è un altro dei punti fondamentali nella via per il risveglio. Che, come abbiamo detto, uno prima dorme, acquisisce strumenti per stare bene nel sonno. A mio avviso, gran parte della scienza 1, perché tratta anche parla, ma così anche come Wilbur, eccetera, ci sono le scienze stato dipendente. Cioè la scienza del sonno, diciamo della realtà consensuale, è quella che conosciamo e va benissimo così, per quella realtà, così come un certo tipo di psicologia va bene, va benissimo per quello, per farti stare bene nel sonno. Ma nel momento in cui tu ti risvegli, incominciano i guai. Ti risvegli, magari un lampo, non è che uno dice, cioè siamo illuminati. Ti accorgi, per stare alla metafora della caverna, ti accorgi che sei incatenato nella caverna e che quelle sono ombre proiettate dal fuoco e che fuori c'è il sole. Magari rimani incatenato ancora, ma ti sei accorto. E tutto quello che valeva quando non sapevi o non avevi visto che fuori, che sei in una caverna, non vale più, anche se dei dati di realtà sono quelli, ma non valgono più le strategie, i sistemi che hai usato. Questo quindi, il mettere l'accento, quanto può essere rivoluzionario mettere l'accento sul risveglio e quanto può essere trasformativo per ciascuno di noi e quanto se non vediamo questo perdiamo il nostro tempo, o meglio, vaghiamo nei famosi falsi bisogni, gli attaccamenti a denaro, sesso, potere, fama, eccetera, eccetera, che tutti abbiamo. Sono figli dell'automanipolazione e del sonno che stiamo sognando. Per cui mirare al risveglio è la causa prima e quindi in uno sguardo transpersonale. La causa prima, che può passare attraverso le cause seconde, perché la cosa buona del risveglio è che non neghi nulla, ma lo fai da sveglio. Forse molti di voi conoscono quella storiella dell'elefante, no? Dei saggi che sono bendati, ognuno prende una parte, viene usata in genere per dire sì, il nostro sguardo è parziale. Verissimo che il nostro sguardo è parziale. Il nostro sguardo è parziale quando ci abbiamo la benda sugli occhi. Allora, se abbiamo la benda sugli occhi, e il nostro sguardo parziale per cogliere la totalità dell'elefante, dovremo collaborare gli uni con gli altri, scambiarci i vari sguardi, e questo, per carità, non è assolutamente da negare. Ma se questo non ti aiuta ad accorgere che hai la benda sugli occhi, per quanto funzionale sono, magari arrivi a dire: ah sì, questo è un elefante,
Cosa te ne fai dell'elefante a occhi bendati? La metafora è ovviamente il primo si accorge che c'è la benda, toglie la benda e dice guarda che ci possiamo togliere la benda. E allora comincia a vedere l'elefante nella sua totalità. E poi ti allontani un po' e hai. E il fatto che vedi l'elefante nella sua totalità non significa che tu non possa collaborare e guardarlo dalle diverse angolature. Quindi scendere dal, come si dice? Top down. Scendere da generale al particolare, scendere dallo sguardo a ok, io posso lavorare con la coda, con le zampe, con la proboscide, ma il mio sguardo, io so che sono con l'elefante, non credo che sia con la coda. Perché diciamo che il transpersonale è una metametodologia in qualche modo? Che una volta che tu, se tu hai lo strumento per vedere l'elefante completamente, non nega che tu ti specializzi nel. O ti occupi della coda, cioè del portato al discorso psicologico, al problema. Ma se tu credi che il problema è davvero il problema, sei nel sogno, nell'illusione. Lo vedi nella sua totalità e vedi che il problema è una fenomenologia di un processo che ha una struttura, e questa fenomenologia che ha una struttura, in realtà è una struttura archetipica, che deriva dal sé, dalla distanza dal sé. Allora tu parti pure dal problema, bottom up, parti dal basso e arrivi al sé, perché diciamo tutto ti parla del sé. Se lo combatti, se lo restringi, se lo giudichi, se lo analizzi, se lo canalizzi da qualche parte, diventa qualcosa di morto, di cronicizzato, funzionale alla coscienza consciousness, e non invece una porta che ti viene su e viene giù, di plotino, di Wilber, eccetera. Dovremmo percorrere questa via in su e via in giù, per cui adesso chiudo, quindi questo waking up, questo risveglio, specificamente nella metodologia transpersonale, non è semplicemente mi illumino e la realtà è illusoria, eccetera, ma è lo sguardo del risveglio, del waking up, è integrato e funzionale a cleaning up, growing up, showing up e opening up. Cleaning up, pulire la storia personale. Certo, pulisce la storia personale. Ma pulisce la storia personale, orientata al risveglio. Growing up, cresci, ragazzino, cresci. Fai crescere il tuo, vivi le esperienze trasformative di crescita nell'ottica di riconoscere una serie di risveglio. Showing up, mostrati, esprimi i tuoi talenti. Non che figo che sono, che è sempre una costante che salta fuori. In ogni momento, pensiamo ai dualismi, no? Vinco, perdo, ah, che bravo, incapace. E opening up, emana, apriti, apri il cuore, per l'intelletto famoso, lascia al servizio, dona. Quindi questa integrazione di questi cinque processi sono la guida che ti dà le garanzie che non fai il bypass spirituale nel meditare nella caverna, però che riconosci che in realtà. Anzi, in verità, se non esci dalla caverna, stai giocando a Truman Show.